Cari amici, ben arrivati, una nuova riflessione fotografica con le birrozze, ci vedete. Buone vacanze, ragazzi, Buone ovunque voi, vacanze, sono in ovunque voi vacanza siate. Lanzarote con il nostro amico Andrea Bernesco, che già conoscete, fotografo. Lascio sempre i link e riferimento di Andrea, insomma, le attività, così potete approfondire il suo lavoro, e in compagnia di Ciao, alcune ragazzi. fotocamere. Allora, io sono venuto in vacanza con la mia Sigma SD4 e anche con la mia Fuji XT5, semplicemente con il 27 mm 1.2 della Viltrox. Allora, siccome ero qui, ho detto: guarda, se ti va, Andrea, dai, prova la Fuji, visto che tu, insomma, ormai utilizzi il Mico 4 terzi da diverso tempo, prova anche la Fuji, così mi dici cosa ne pensi. Ed è l'oggetto di questo video, in sostanza, quando e perché acquistare un sistema Fuji, in particolar modo una Fuji XT5. Andrea, io mi sono segnato un po' di domande che ti voglio fare perché magari ci sono persone che hanno il Mico 4 terzi e stanno pensando a Fuji, o viceversa da Fuji a Mico 4 terzi, oppure semplicemente sono interessati all'XT5, quindi dice: voglio avere un parere di un fotografo professionista e reportagista, quindi diciamo reportage. Oggi in alcuni casi lo chiameremo street per alcuni lavori che fa, ma comunque un tipo di fotografia che sono convinto troverete abbastanza, molti di voi troveranno abbastanza vicini come tipo di approccio. Allora, partiamo dall'ergonomia, che è una cosa importante sull'XT5. Sì, forse diciamo, l'impugnatura aggiuntiva direi che è quasi fondamentale, insomma, perché senza impugnatura tende a essere un po' piccolina. Nel complesso, peso giusto, Sì, nella. soprattutto con il 27 1.2, che insomma Con è obiettivi un. magari più importanti o con Sì, altri magari zoom, quel 20, quella serie F2 sono più piccolini, piccolina, oppure il 27 2.8, sì, insomma. no, non è proprio il famoso guanto, insomma, di una serie M1, però ecco, diciamo, si avvicina. Ora, a mio parere personale, un po' spigolosina la sensazione, però di fatto poi nell'atto pratico, Ok, con un ti po' faccio delle di domande specifiche, sono sì. curioso io di sapere cosa ne pensi, magari i nostri amici possono essere. Allora, intanto il tema delle treghiere, perché chi compra XT5, cioè la serie XT in generale, lo compra per il fatto che ha le treghiere tempi isodiaframmi più la ghiera di staratura delle esposizioni, e poi Fuji già da tempo ha messo due ghiere anteriori e Aggiunti, posteriori, simile insomma. analogico questo sistema un Sì, po', quindi il no? concetto richiama appunto le fotocamere Analogico. analogiche. Ce lo trovi un valore aggiunto, alla fine l'hai utilizzate, non l'hai utilizzate, e perché, insomma. Allora, intanto, beh, non è che la sto utilizzando da tantissimi mesi, quindi le prime impressioni. Sì. Allora, mi sembra di istintivamente di capire, non so se è stata la volontà dell'azienda, ma in parte c'è una componente probabilmente estetica, vintage, no? Di richiamare un po' lo stile vecchio. E forse il senso proprio logico di mettere le ghiere è più legato a utilizzarla come si utilizzava un po' le macchine analogiche, quindi fissare tempi e sensibilità, soprattutto nel digitale dove quello che si sposta spesso è la sensibilità, e poi lavorare in stop down. Cioè con il diaframma, in Con sostanza. il diaframma, come per esempio io ho utilizzo ancora l'IKM, è un sistema che utilizzo, quindi si fissa i tempi, le sensibilità e poi si va in stop down. E qui si è molto veloci. Nell'ambito invece della fotografia più dinamica, reportagistica o street, come si vuole pronunciare e chiamare, ho preferito utilizzare Le ghiere le anteriori e ghiere posteriori, anteriori e quindi modalità posteriori, simil sì. reflex, diciamo. Simil reflex, Guarda, io ti dico una sì. cosa, questo può essere un feedback per i nostri amici. La cosa che personalmente avrei veramente apprezzato da parte di Fuji, se avesse messo i terzi di stop sulle ghiere dei tempi, perché tu imposti il tempo, poi di fatto devi spesso regolare i terzi, no? E quindi in questo senso poi di fatto devi fare due movimenti, rallenti, eccetera. Invece se io, intanto se questa ghiera dei tempi fosse un pochino più anteriore, Mi ha quindi io letto nel pensiero, sì. da qui riesco, perché è vero posso farlo con il Ma non pollice, è però comodo. è meno comodo. Invece in questo caso, un po' come appunto tu hai E tra citato l'altro, la piccola Leica M. robina noiosa per me, no? Cioè che in questo caso, alla fine poi si è costretto, se la vuoi utilizzare, a utilizzarla con due dita. Sì. Qui c'è questa levetta che va da moda still, spesso l'ho toccata involontariamente. Stessa cosa mi è successa Sì, sugli ISO, provando naturalmente in fase empirica a provarla anche a che spostare da una parte è comoda perché ti le permette, insomma, di ottimizzare, di avere degli ghiere. accessi diretti senza andare nel menu. Dall'altro, in effetti, se tu metti le ghiere, devi dare la possibilità di installarle Sì. velocemente. E Famoso poi io dietro. personalmente, Andrea, non so se sei d'accordo, avrei invertito
la ghiera degli ISO l'avrei messa di qua Alla e li tracci di rovescia, qua. Perché? Perché d'accordo. ormai nel mondo digitale Sono gli ISO tu stai con ultimamente. gli ISO, cioè una volta che io imposto in penta si chiama TAV, no? Cioè TAV, tempi e sì. diaframmi, cioè posto la profondità di campo e posto i tempi perché voglio un nitido piuttosto che un mosso e poi schiarisco e scurisco tramite gli ISO. Sì, sono Secondo me d'accordo. aveva più senso invertirli, invece hanno mantenuto un approccio molto classico, Sì, quindi sì. come secondo me, penso che sia la logica, come hai detto tu, sono son d'accordo. Senti, parlando di sistemi di mira, Mirino. mirino e display. Allora, per fare giusto comparazione, per avere giusto un metro di misura, sicuramente i sistemi di visione di Panasonic, per esempio, veramente S1 e Olympus sono pannelli più piacevoli da vedere. Hanno, insomma, questa sensazione un po' Nonostante la definizione sia più più bassa, inferiore, però sono più piacevoli da meno vedere, meno contrastati. contrastati. E questo ti dà Vero? soprattutto, sì, nelle situazioni ad alto contrasto, quando ci sono tanti stop di differenza, è più piacevole guardarci dentro. Guardarlo anche al volo. Qui, nonostante sia, allora, positivamente dico che è ampio, si vede molto bene, è piacevole anche la resa cromatica, non ho visto problematiche, insomma, di frame, eccetera. Però fa un po' effetto digitalino, poi dipende anche dal profilo che usi. Io personalmente ho provato il sistema Ah no, NeNoTre, aiutami. sì, io ho impostato questo, diciamo anche ai nostri amici, Spiega un po'. la Fuji XT5, ma sono tutte le Fuji abbastanza recenti, hanno la visione naturale Naturale, del ecco. mirino, cioè io l'ho impostato su un tasto funzione in maniera tale che quando c'è molto contrasto, Contrasto, ci esatto. clicchi e ti attiva il Natural View, lo chiama Fuji, in sostanza vedi meno chiuse le ombre poi al lato pratico, quindi meno contrastato, Che che è di una cosa fatto quello, sì, che importante. spesso sui mirini digitali è la menata grossa dove quando vai sullo scuro non si vede una mazza. Esatto, sì, Sì, effettivamente guardando i due è assolutamente più sono piacevole. d'accordo, Sì, si vede un pochino meglio dal punto di vista, è meno definito, si percepisce, però è meno contrastato, quindi questo ovviamente poi dipende anche dal profilo pellicola. Tu hai fatto, insomma, poi faremo vedere anche un po' di scatti mentre chiacchieriamo, una serie di scatti col negative standard, che è quello che guardando hai scelto perché è più vicino all'Adobe, no? Insomma, Sì, come tipo è di. più, leggermente più neutro, meno carico, meno saturo, meno contrastato e ti permette, se usi un software, questo penso sia importante, poi dopo ne parliamo, che se lo tira dietro e quindi parti già da un file che lo inizi a lavorare che è abbastanza non estremamente Senti, contrastante. un'altra domanda che ti faccio perché sono curiosità che Vai. vorrei sapere. Senti, per quanto riguarda il display, io godo da matti il discorso che non sia orientabile, cioè Che dovrebbero come farle tutte così le per noi macchine. fotografi, Sì, ovviamente, no? Quindi questa sì. cosa, perché io il display così, L'odio. proprio, anch'io lo odio da Sì. fotografo, è una cosa scomodissima. Però io personalmente non utilizzandolo lo tengo chiuso io non lavoro mai quasi col monitor, a parte che non usi una macchinetta da quelle punte scata, tipo lì, Oppure se stai per dove, terra, o insomma, se è cose sì. sdraiato, robe del genere. Però sì, questa roba qui proprio è da videomaker, insomma, non è roba da fotografi, sì. Senti, arriviamo invece al tema della qualità d'immagine. Allora, sul profilo che ho utilizzato e che hai scelto l'abbiamo detto, quindi negative standard, per quanto riguarda l'utilizzo sostanzialmente. Ah, scusa, una domanda, sempre per il discorso di utilizzo, la stabilizzazione. Stabilizzazione molto buona, non arriva ai famosi, cioè, stop di Olympus, però direi Molto buona, molto buona, sì. ok. Un decimo, cioè un decimo, un Un ottavo, l'hai ottavo, scattato sì, tranquillamente, tranquillamente, ok. senza sofferenze. Senti, qualità d'immagine, hai visto le immagini tramite Capture One, ragazzi, questo è molto importante perché cambia tantissimo da Capture One a Lightroom, ok? Quindi questo, se pensate a Fuji, tenete conto che per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda come riflessione fotografica, noi consigliamo Capture One, senza ombra di dubbio. Comunque, qualità d'immagine, complessivamente, come ti è sembrata, cosa ti è piaciuto di più, se c'è qualcosa che ti ha convinto un pochino meno. Allora, diciamo di base, questo lo dico un po' a tutti i ragazzi, è da ormai da diversi anni, forse 5-6 anni circa, che la qualità di immagine un po' in tutti gli strumenti è Per me arrivata dal meno. 2016, nel mondo mirrorless. Quindi siamo, sì, 6-7 anni circa, 8. E il livello è alto un po' dappertutto. Ecco, una cosa che mi ha stupito sinceramente è che la densità, il rapporto fra grandezza sensore e pixel, cosa che prima era un po' un problema più grande, quindi vedere 40 mega, se non mi ricordo, 40 40 in una mega. APS-C. Insomma, ho scattato anche immagini a sensibilità alte in zone scure, cioè qualità veramente molto alta, colori molto neutri, utilizzando appunto il profilo che in Capture One viene portato dietro, questo ragazzi fateci attenzione perché altri software non se lo portano dietro,
E niente, bilanciamento direi ottimo. Sì, hanno fatto, Sì, io ho utilizzato il bilanciamento a priorità di luce ambiente che. ed è stato, noi abbiamo fatto delle verifiche mentre scattava per vedere con la luce ambiente, effettivamente era molto naturale, Sì, quindi molto questo è piacevole. migliorato, esempio l'XT4 già aveva il bilanciamento in luce ambiente, però onestamente a volte amplificava un pochino troppo, Soprattutto nella luce artificiale sì, luce faceva versi un po' artificiale, insomma, strani. amplificava un pochino troppo, invece secondo me l'hanno migliorato nell'XT5. Problema rumore. Ragazzi, cioè, andatevi a leggere il mio conto. Il rumore, ragazzi, non è più un problema. Insomma, macchine ormai 3.000, 4.000, 5.000. Una PSC utilizzabile tranquillamente a Da 40 milioni 5.000 euro. di pixel, Cioè, poi non ci no, no, dimentichiamo. basta sta Ok, quindi storia qualità di. d'immagine sostanzialmente Alta, non alta. hai nessun tipo No. di cose che hai notato. Diciamo, questa cosa qua, anche la No. resa del colore mi è sembrata molto buona. Neutra, piacevole e fedele, sì. E Ok. anche il sistema di mira è abbastanza fedele, perché spesso i mirini non riescono a rappresentare colori in maniera Sì, sono corretta. d'accordo. Senti, tema autofocus, perché XT5, Fuji, ultimamente in effetti Fuji ha fatto un po' del casino, soprattutto con il riconoscimento dell'occhio, ha fatto, insomma, ha avuto un po' di, sta avendo un po' di problemi, sta cercando di rimediare a livello di firmware. Tu non hai provato il riconoscimento dell'occhio perché sei nella stessa parrocchia mia, per cui ci No, conosciamo. sono un po' repellenti in generale, no, però Ecco. l'ho provato giusto 3 secondi per giochicchiare, ma allora, il difetto non è naturalmente paragonabile a, che ne so, sistema Sony, per esempio, per ora, Ma che cano, sì. sì, anche Canon, però nel mio modo di fotografare non è un valore che io prendo in considerazione. La cosa che però ritengo sia un difetto a prescindere da chi lo usa o chi non lo usa è che quando usi quello l'esposizione si basa soltanto sul punto del. Ecco, Questa è questa è una una cagata cosa, spaziale, una roba che non questa è una si possa cosa, staccare, cioè, cioè ragazzi. lo rispieghiamo Ah, praticamente, se tu sei anche manuale, ok, quindi vuoi avere un certo tipo di gestione della luce, no? I rapporti anche di contrasto e così via, nel momento in cui tu attivi il riconoscimento del volto, dell'occhio, eccetera, la fotocamera bypassa la tua impostazione esposimetrica per andare a esporre, espone correttamente, ma espone correttamente Sul sul volto. punto. Questa cosa è una minchiata bestiale. Ora può Gigante. andare bene forse nel video, non so se i videomaker lo utilizzano, ma a livello fotografico a me non va assolutamente bene. Cioè, se io voglio mantenere un certo rapporto tra luce e ombre, devo avere il controllo. Io personalmente ho riguardato, riguardato, riguardato il menu, non sono riuscito a disattivarla Se c'è questa un cosa. genio che ci aiuta, Non so, ho diteci. disaccoppiato il punto di messa a fuoco dal punto Dall'esposizione. esposimetrico. Un altro bug, secondo me, che Fuji continua a portarsi dietro è che nel momento in cui tu disaccoppi il punto di messa a fuoco dalla misurazione spot o Esposizione. a prevalenza centrale, non ti dà la segnalazione dell'area di misurazione. Cioè, questa è una roba assurda perché tu chiaramente non sai dove stai misurando la luce e in spot parliamo di pochi gradi, no? Quindi, insomma, diventa veramente una cosa, cioè un marchio che presta così tanta attenzione si perde in un bicchiere d'acqua, ma poi tra l'altro un problema che continua a perseverare, cioè io veramente non, questa Crescola cosa non logica, la, non, no? sì, No, è un no. peccato perché invece lavorare in spot diventa molto interessante con la Fuji. Vabbè, questo per quanto riguarda il discorso, insomma, sostanzialmente autofocus Va singolo, bene, veloce. preciso. Anche ti ho visto fare delle foto, io ero con la Sigma, ma hai scattato anche luce piuttosto scarsa di Bassa, sera. è andato assolutamente bene. Giusto la sera, ma questo è un po' tutto mirrorless di buio. Proprio sto parlando di foto in notturna, il lampioncino anche su superfici abbastanza piatte. L'autofocus singolo è andato Io ho fatto assolutamente giusto qualche test veloce, poi faremo un video dedicato di nuovo alla Fuji e l'autofocus dopo il riconoscimento del volto, del film, scusate, per il riconoscimento del volto. Io ho provato con mia figlia e la sua amica che saltavano in piscina, facevano i tuffi e così via, con il riconoscimento del volto e dell'occhio e devo dire la verità, in quel caso ha funzionato molto bene, però faremo dei test approfonditi e quindi vi daremo delle informazioni. A tal proposito, iscrivetevi al canale e spuntate la campanellina, spuntate su tutte, proprio sulla campanellina, in modo da rimanere aggiornati sulle diciamo novità del canale. Detto questo, allora, tirando un pochino le somme, ok, tu sei felicemente sposato ormai con Mico 4 terzi, utilizzi anche Panasonic con ottiche Leica, tu vieni da Leica M, quindi il tuo mondo in effetti è Leica M soprattutto, però ultimamente utilizzi Mico 4 terzi con grande soddisfazione. Sì.
Mi è sembrato di capire che alla prova del Dixon, insomma, prendi questo al posto dell'altro, rimarresti sul meno quattro terzi. Mi è sembrato di capire. Sì, in senso In totale, senso valutando un po' totale. tutto, Allora, sì. perché rimanessi con meno quattro terzi e che cosa difugi di quello che hai provato, almeno con l'XT5, perché non è che hai provato il sistema, insomma, No. che cos'è che, se c'è qualcosa, se c'è, perché non lo so, qualcosa che ti dice, ecco, questa cosa potrebbe mettermi, tra virgolette, in leggera crisi, perché a livello da fotografo professionista, quindi andando a fare i servizi, eccetera, cioè questa cosa effettivamente la trovo, se c'è qualcosa di Allora, veramente utile. una cosa mi ha ingrifato come un tacchino proprio è la DR400. Ah, ok, parli del discorso di R400. Sì, Allora, lo ma spiego un attimo sì, cos'è, vai, perché. fai Allora, un intanto premessa. su, ragazzi, sul tema di R400, DR, Dynamic Range, DR Cyber Dynamic Range, andate a vedere nella sezione foto tutorial del canale, c'è un tutorial che ha fatto benissimo Roberto sul tema della DR in generale, DR400 è una delle opzioni della DR, che spiega benissimo perché è una delle funzioni più intelligenti e secondo me, questa è la mia opinione personale, solo un produttore di pellicole poteva pensare a fare una roba del genere. Quindi, ok, come funziona? Andate a vedere il tutorial perché sennò diventa troppo lungo questo video. Perché è una cosa del DR400 che tu hai trovato particolarmente Allora, interessante. mi ha fatto fare un salto intanto indietro di diversi anni quando utilizzavo pellicola, che ora sinceramente, onestamente non sto più utilizzando pellicola. Riguardando un po' le immagini, poi sicuramente un po' di tempo farò anche, tu sicuramente l'avrai fatto e potrai spiegarlo meglio, però di fatto abbiamo 3,5 stop circa sulle alte e 4,5-5 sulle Rispetto al basse grigio rispetto medio. al grigio medio. Quindi stiamo parlando di una latitudine di posa che ricorda di fatto Una pellicola negativa un colore. colore, perfetto. Cioè, E scusa, no, aggiungo una no, cosa, va Andrea. tranquillo, sì. Non, solitamente nel digitale tu cosa fai? Esponi, diciamo, per le luci, cercando di tenere in gamma le alte luci, ok? Rispetto al grigio medio, tutte le fotocamere, non conta la dimensione del sensore, hai massimo due stop, Sì, ok? 1,7, 1,7, 2 diciamo stop, circa, eccetera, sì, quindi proprio al dipende. massimo, massimo, massimo. Questa cosa significa che se tu hai un contrasto molto elevato, ovviamente le zone, il grigio medio e le zone in ombra risultano più scure rispetto a quello che dovrebbero essere. Quindi si dice esponi per le luci e sviluppa per le ombre, no? Vai a compensare in post-produzione le ombre. Questa cosa qui la devi fare praticamente con tutte le fotocamere digitali. Fuji, introducendo questo sistema, ti permette di poter esporre sulle alte luci, ma arrivando anche a più 3 stop e mezzo, quasi 4, il che all'atto pratico vuol dire che tu puoi esporre sul grigio medio, così come si faceva a pellicola. Ora, queste cose, tra l'altro, io le spiego nel corso Esposizione Fine Art. Sostanzialmente, questa è una svolta, perché io, Andrea, tu pensa. Prendi l'X105, 6, gli ultimi modelli, oppure l'X-Pro 3, domani forse uscirà l'X-Pro 4, non lo so. Tu sei gomberino ottico e elettronico, Ciao. quindi tu puoi DR400, Mirino ottico. cioè blocchi l'esposizione sul grigio medio, o diciamo, sai che sulle alte luci, prima che le bruci. C'hai tanto spazio. Praticamente è impossibile cannare un'esposizione. Cioè, non cannarla perché uno debba cannarla un professionista, insomma, una persona che sa fotografare tendenzialmente non lo fa. La Sì. questione è che quando hai una differenza di 7-8 stop con le macchine normali, tendenzialmente devi escludere le parti alte e cercare di mantenere un'estensione non superi 5 stop e mezzo circa. Con questa puoi stare su un controluce, come tante foto poi magari dopo le Sì, possiamo certo. vedere, in cui hai differenze di 7,5-8 stop e tu riesci a esporre e riportare a casa l'immagine utilizzando un profilo tendenzialmente non eccessivamente contrastato, tu non fai neanche post-produzione. Questa è una roba, secondo me, è un valore per cui uno dovrebbe prendere in considerazione, secondo me, Beh, questo io ti sistema. dico personalmente, da matrimonialista, io affianco utilizzo solamente Fuji ed è stato il motivo principale per utilizzare Fuji. Non è tanto il fatto delle trighiere che a me personalmente piace, poi sapete, a me piace molto anche il paesaggio e sul cavalletto le trighiere è una figata. Ecco, questo sostituisce di fatto Il il display. display bravo sopra, che da sopra è tutti i controlli, sì. Sì, cioè prima, anche da spenta, prima ancora di scattare, Sai, mo, tu boom. imposti e vai.
ma il fatto della DR400, quindi io riesco praticamente a ridurre drasticamente il tempo di post-produzione. E Azzerare quindi quasi. questa cosa è veramente Cioè, ho importante. scattato in questi giorni, cioè, veramente con 8 stop e mezzo, vai in sviluppo, abbassi il contrasto, tiri giù leggermente le alte e fai il pronto da mandare. E per un professionista, magari che c'ha lì l'editoriale pronto, riviste, qualsiasi, tu prendi, scatti magari in JPEG, cioè, mandi e fai il Sì, con un pronto. Cioè, equilibrio tonale il supernaturale, cioè non è che sembra un HDR, quindi questa sparato che è sembra. una Sì, cosa sì, importante. sì. E tenete conto, ragazzi, mi ripeto, andatevi a vedere il tutorial se siete interessati o utilizzate Fuji, andate a vedere il tutorial perché penso che un tutorial così completo e spiegato bene non difficilmente lo trovate, perché molti, secondo me, Andrea, non hanno capito il valore aggiunto di questo aspetto. Cioè, Probabilmente forse nessuno gli ha insegnato anche come utilizzarlo, cioè magari forse anche per capire come utilizzarlo bene bisogna probabilmente tornare un po' indietro e partire un po' dalla pellicola, è sicuramente un processo sì, educativo questo, didattico e che devi aiuta. partire dal fatto di come cosa avviene con le fotocamere normali che non hanno la DR. Tenete conto che se utilizzate Capture One, nel momento in cui postate DR100, 200, 400, vi riporta in macchina esattamente le impostazioni, quindi sostanzialmente avete quello che vedevate cioè, piccola differenza cromatica, ovviamente c'è sempre un convertitore ROM, ma veramente piccolissime Piccole cose. variazioni. E quindi se voi scattate bene, in fase ovviamente di scatto, Scatto. avete praticamente i file Pronto. Quasi, di fatto pronti. sì. Ok. Che cosa invece che ti farebbe dire no, c'è qualcosa che è ancora in Fuji, sistema Fuji, eccetera, non ti Cioè, convince? perché scelgo questo e non prenderei Sì. questo? Allora, questo diciamo è un esempio abbastanza pratico. Qui abbiamo due camere che, come vedete, ragazzi, di fatto, camere, se ora teoricamente per comparare la qualità costruttiva dovresti, cioè a un M1 dovresti prendere, ne so, una H o un HS, quindi è sicuramente un po' più grande, però di fatto un XT5 è già un'ottima macchina. Quindi le dimensioni, vedete, le camere all'incirca si equivalgono un po', no? Qui che abbiamo però? Qui abbiamo un 27 luminoso e qui c'è un 10-25, che praticamente siamo quasi nelle stesse dimensioni, con la differenza che io avere se voglio avere un obiettivo tuttofare di qualità molto luminoso, io qui ho un 20, un 24, un 28, un 35, un 50, un S7, e questo cioè, ti fa spingere verso un sistema e ti dà una duttilità maggiore. Ora, io non so perché Fuji, non che Olympus o che Home System cioè, sia sveglissimo, diciamoci chiaro, cioè, che potrebbe fare assolutamente cose ancora più intelligenti. Però probabilmente se, detto molto in maniera sincera, questa roba della DR che mi ha veramente entusiasmato, se facessero un obiettivo furbino, Il tipo, Sigma 1835, bravo, ecco, tipo quello il mio per retro. sogno che prima o poi Magari chissà. visto con le mirrorless sarebbe un tiraggio più corto e quindi potrebbero ridurlo, probabilmente arriveremo all'incirca alla stessa situazione. A quel punto io incomincerei a mettere insomma, il cervello incomincerebbe a dire ma perché no? A quel punto abbiamo insomma, comunque una buona PDC. Il fattore di Olympus ti porta sempre a questo vantaggio, che entra tanta luce, stai con diaframmi aperti, che sono tra l'altro diaframmi di lavoro. Per esempio, ci sono obiettivi anche piccolini, no? Per Fuji o zoom abbastanza piccolini, però poi hanno bisogno magari di una chiusura meno di 1-2 stop. In questo caso io ho, parto da un 20 mm, arriva a un 50, io ho un S7, ho un diaframma di lavoro e mi permette di lavorare praticamente sempre. Quindi la differenza che c'è di fatto di uno stoppettino circa come rapporto segnale-rumore mi fa ancora scegliere questo sistema. Le batterie vanno bene entrambe, Olympus sicuramente è migliore, però insomma è una buona batteria, quindi di fatto è un po' il sistema in senso generale. Se facessero un obiettivo furbino furbino, ma perché per esempio sui fissi è vero ci sono gli 1.8, sono molto piccoli, ma gli F2 di Fuji ugualmente non è che siano grandi e Sì, pesanti, però è magari che F2 sono un pochino più morbidi, devi chiudere soprattutto alle magari uno. distanze Ecco, medio uno corte. stoppettino, quindi questo è un po' linea generale. Va bene, ragazzi, abbiamo condiviso in maniera molto tranquilla e schietta, insomma, le Una opinioni. È chiacchierata. sempre interessante sentire il parere di un altro fotografo professionista che sa fotografare, perché poi magari arrivano comunque degli input interessanti per coloro che stanno valutando il prodotto. Se avete domande nello specifico sull'XT5, insomma, sul discorso Fuji, fatemele tranquillamente in descrizione al video. Sono un sistema che conosco molto bene, quindi cercheremo, insomma, di aiutarvi nel fare la scelta giusta. Ragazzi, io ringrazio Andrea ancora una Grazie volta per a te. essere qui. Ci vediamo alla prossima puntata di Riflessioni Ciao Fotografiche. ragazzi. Ciao ragazzi.